Che è successo? Qualcuno mi aiuti! No! Ah, la maledizione senza ritorno, quella del vuoto! No, sono finito sotto! Ah, mi ricordo questa parte. Me la ricordo perché era chiusa. Arresto un momento. Oh la miseria, un troll corazzato. Tu ora lavori per me. Ecco fatto, e ora? Ecco Arresto un momento. fatto. Ce n'è ancora uno? Sì, ce n'è ancora uno. Da qualche parte. Incendio. Ho sbagliato. Comprendo. Ups, Bombarda. sbagliato, perdonami. Bombarda. Difendo. Che bello, 10 troll sconfitti. Ok, ora che ci siamo anche liberati del troll, possiamo finalmente entrare nella miniera grossa. Qui non c'è traccia di Lodgok. Deve essere già dentro. Ma va. Devo distruggere la trivella. Chissà dov'è la trivella. Perché ho l'impressione che questa sarà una delle ultime volte che lo vedremo. Lo so che lo ripeto spesso, però. Questa No! miniera è enorme. Lodgok, Peter dove Minus! sei? È scappato! Scherzavo, comunque. Lo so che lo ripeto spesso. Qualcosa non va. Però deve pur succedere qualcosa a livello di trama Devo mantenere la con calma. Lodgok. Comprendo. Ecco fatto. Però questa mi sa tanto di missione finale dove lui va perché deve fare la cosa giusta e poi purtroppo succede la cosa sbagliata. Che cos'è Questo questo? carrello dovrebbe portarmi negli abissi della miniera. Speriamo. Ah, lo guidiamo noi. Come alla Gringot, ma stavolta sono io che guido. Sì, è un peccato che tu sia un po' troppo alto per sto macchinario. Devi stare tutto Chissà piegato. quanto mi porterà in profondità. Ma è poi è bello che non la stiamo neanche guidando, sta andando tutto avanti da solo. Con questa pezza di Essere la merda. fine della corsa. Speriamo che non ti schianti, va. Bellissimo, neanche Gardaland mi sono divertito così tanto. Allora, c'è di nuovo il sistema di tubi qua sopra e ovviamente Incendio! dobbiamo iniziare ad accendere tutti quanti i fuochi per aprire le porte. Tra l'altro, ho appena fatto caso che il simbolo che c'era sulla porta Chissà dove finiscono è molto questi qui. simile a quello che abbiamo qua sulla giacca. Passiamo dall'altra parte del ponte e vediamo che cosa ci attende. Allora, posso dire che, se lo so, lo comparo molto spesso con Skyrim, ma se fosse davvero Skyrim, adesso lì ci sarebbero i nemici normalmente, sarei lì con l'arco e tre frecciate e via, tutti i nemici. Eccolo lì, guarda un po'. Parli di nemici. Ecco fatto. Aspetta, aspetta, aspetta. Lanciamo. Tutto. No, cavolo, peccato. Incendio. Preso. Preso. Confringo. Ok. Preso. Qualcun altro? Sembrerebbe di no. E allora. Addio! Io lo ripeto, sta cosa è di una crudeltà Ragnarok, sono inumana. sporche del tuo sangue. Eh già, non del tuo che l'hai appena fatto saltare in aria. No, 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 del suo, è il suo. Accio. Che è successo? Sono finito sottoterra, aiuto! Help! Qualcuno mi aiuti! No! La maledizione senza ritorno, quella del vuoto. No, sono finito sotto. Non posso neanche schiacciare start. Ok, no, qualcosa posso fare. Oh no. Non posso fare niente perché sono in volo. No. Per fortuna che il punto di salvataggio non era lontano, mamma mia. Che poi per salire qua sopra, ma Dio mio. Per cosa poi? Una cesta? Ecco, ti pareva. Perché non ho fatto le missioni del signor Moon? Quando ti dicono fai le side quest prima di andare avanti.
cavolo, non mi sarò perso granché. Il massimo che ci sarà dentro sarà un oggetto arancione col punto di domanda. Che per carità, sì, però. Oh, che è successo? Ho appena alzato un tombino con la forza del pensiero. Tazzo! Gigante leviosa! Ecco fatto. Visto? Oh, wow. Calmo. Però, cavolo, sì, è molto... Non è uguale, ma è molto simile a quello che abbiamo sulla giacca. Mi chiedo se anche la nostra giacca abbia un significato. Che oggetto potrebbe essere? Qualcosa d'arredamento. Un piedistallo ornamentale. Bello. Hai sicuramente questo piedistallo. Peccato però non poterlo usare. Non è che ci posso mettere sopra qualcosa alla fine. Oddio, per un attimo pensavo mi avrebbe fatto cadere nel vuoto. Ok, e che cosa abbiamo qua invece da dare fuoco? Incendio. Ok, il tubo dove va? Va da questa parte e ha alzato questo. Oh, è apparsa gente, aspetta. Nemici pericolosi. Ah, e allora ci prepariamo già. Incendio. Ecco qua, imperiamolo. Cruciamo il troll. Preso. Preso, di nuovo. No, cavolo, ho sbagliato. Mancato. Calmo. Sì, maledizioni senza perdono, bello. Ecco fatto. Beccati questo. Lo so, c'hai ragione. Cavolo. Preso. Come ho osato. Così ho osato. Dritto sulla schiena. Preso. Ho sbagliato, scusami. Però ho ucciso un altro. Proteggo. Dai. Dritto in faccia. Confringo. Allora, aspetta un attimo. Imperio. Ecco qua. Tanto vale imperiarlo, no? Porca troia. È morto? Un piccolo Moncal. Te lo ripeto. È l'insulto meno cattivo che ci hanno fatto fino ad ora in questo gioco. Dai, vieni. Ah, spero di lanciargli indietro il sasso io. Dai. Provaci se ci riesci. Ci ho sperato, eh. Perché sbagli sempre incantesimo? Ecco fatto. Sbaglio sempre incantesimo. Ogni volta penso di avere quell'altro, invece c'ho questo. Ma perché ogni volta non mi lanci il cavolo di pietra? Bombarda. Dai. Proteggo. Stupefico. Ogni volta fa stupefacium ma non lancia il sasso. Porca miseria. Confringo. Bombarda. Ecco fatto. E addio al troll. Un gigantesco problema in meno di cui occuparsi. Ma più che altro la cosa importante era tirare giù il nemico noto. Quello vale punti. E vale punti anche questo forziere bello bello. Occhiali, va bene. No, la parte più bella è stata quando il troll ha caricato il goblin e l'ha spaccato lì nell'angolo. Allora, che cosa mi serve dare fuoco qua? Per risalire? Mi sa di sì, eh. Bella, mi è piaciuta la mid boss fight nel mezzo dell'esplorazione.
Oh cacchio! Non avevo visto che... Oh, pensavo c'erano delle scale io. L'ho dato per scontatissimo. Ma porca miseria. Che tra l'altro ho rotolato proprio un pelo prima, ma secondo me con la rotolata ci arrivavamo comunque. Ti giuro che ci proverei, ma non mi va neanche di sbagliare e poi dovermela rifare sta parte. Entusiasta della trivellazione, beh, come potrebbe non esserlo, voglio dire. Eccoci qua. Beccati questo. Dritto in faccia. Quanto è bello lanciarli in aria e poi... No, ho sbagliato. Sull'unico sbagliato ho lanciato. La maledizione. Ecco qua. Dai, vieni qui, forza. Mi spiace. Madonna mia, quanto è bello lanciargli dietro la loro roba. Mi fa molto ridere che mi insulta mentre lì fermo, porello. Dai, vieni qua. Bombarda. Perfetto. Dove sei? Eccoti qua, ciao. Ah, fuck. Kaboom! Ci siamo colpiti a vicenda. Hai un seguace di meno, Ranrock. Sicuramente gliene frega qualcosa. E questo dove porta? Sicuramente usiamolo e scopriamolo. Non lo so, però io intanto... Esatto, vado di sotto e vediamo che cosa c'è. Ah, wow. Soldi e un forziere con altri soldi. Revelio! D'altronde, perché buttarli via, no? Mentre di qua... Devo accendere questa... Ecco fatto, che cosa abbiamo? Questo è un ascensore, giusto? Dove ci porta? Allora, è probabile che l'ascensore sia la scelta giusta, il che vuol dire che il carrellino... Dove ci porta? Scopriamolo subito. Magari entrambi ci portano nello stesso posto, oppure visto che sale ci riporta indietro. Beh, queste sequenze qua sono carine. Peccato che non possa succedere nulla. Sarebbe figo se proprio ti metti a sparare così mentre sei sul carrellino. Sì, era uno shortcut. Giusto? No, cioè poteva esserlo, ma non lo è. Allora, questo è un forziere. Ah, ho capito dove siamo. È la porta che abbiamo aperto prima. La prima caldaia che abbiamo acceso. Eccoci qua. Oggetto da costruzione? No, un mappamondo, bello. Bello, bello, bello. Andiamo di sopra. La vedo difficile. Devo iniziare a pensare ad altri set di combinazioni di attacchi, sai? Perché vado molto a confusione a volte. A volte finisco per confondere certi attacchi. Eccola qua la trivella. E mi sa che siete arrivati tardi. Dov'è? Un altro scavo completato. Il mondo magico. E vai! Posso mettere fine a questa storia. Eh già. Distruggere la bella e fermare i seguaci di Rano. Non vedo. Ma porca. Ecco fatto. Dov'è il prossimo? Bombarda. Protego. Ecco fatto. Aspetta. Vai, 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 vai. Ma porca. Allora. Prendilo sotto controllo. Crucialo. Bombardalo. Ecco qua. No. Stai buono. Trovo il faccio in proprietà. Oh oh, calmo, calmo, calmo. Ah, cacchio. Dai. Ecco fatto. Aia. Ecco fatto. Un bel po' di scatole in faccia. Dov'è, dov'è, dov'è? Mi spiace. Ulla, ha tirato giù tutto. Ok, tanto sei rimasto solo tu, voglio dire.
Anche se ti imperio, ti dico e ti faccio, non puoi fare nulla ora. Ecco fatto. No! Vabbè, la comba è ancora attiva. No, ho sbagliato, fermo! Confringo! Bombarda! Ecco fatto, bombardato il troll. Dai, è stato facile. Mi hanno sentito fino a Londra. Quindi, come lo distruggiamo la trivella? Ah, beh. Confringo! Penso sia semplice capire come. Devo trovare il modo di fermare quella trivella. Ah, perché questo non vale come fermarla? Ah, devo distruggerli tutti. Ah, allora ne manca solo uno. Bombarda! Distrutto tutto perché l'animazione costava troppo farla vedere. Tu, questo è un vero peccato. Non importa, ne faremo altre. Ho trovato qui fuori che gironzolava. Lord Gok, sei qui per scusarti, fratello? Sì, bro. Sono venuto per fermarti. Che cosa mi hai portato? Dai, buono! Quanto ci fai che avevo ragione? Non può essere. Avevo ragione! Per tutto questo tempo. Tu lo sapevi. Sapevi dove si trovava. Dai che avevo ragione! No! Va tutto bene. Non ti capirò mai, Lord Gok. Sei così ingenuo. Quella strega voleva solo usarti. Non ti ha mai considerato un suo pari, come tutti quelli come lei. Ti sbagli, I giovani sono i più ingannevoli. Gli insegnano a nascondere il disprezzo per noi mentre ci sfruttano. No, non è vero. Pensare che i nostri avi si fidavano gli uni degli altri. Fino a questo momento. Ho cercato ovunque il deposito finale, tentando di reperire l'ultimo diario di Gradbach. E ce l'avevi tu! Non ho fatto altro che sprecare tempo. Mentre mio fratello sapeva già dov'era. Ma adesso non mi servi più! Lo sapevo! Non mi serve nessuno di voi! Lo sapevo che lo diceva! Te lo stavo portando. Soltanto un traditore. Orca miseria. No! Avada Kedavra! Pure! Brutto pezzo di merda! Beh, qui Rookwood ha ragione, perché alla fine ha capito di essere stato usato fino alla fine, che era ovvio. Però qua alla fine ci è arrivato. Bene, Lord Gok ci ha fregato. Rarrok all'ultimo dei libri. Povero Lord Gok, morto per mano di suo fratello. Non mi stupisce che abbia provato in tutti i modi a farlo ragionare. Già. Non ti stupisce il fatto che sei stato fregato un'altra volta, vero? Ora vediamo di uscire da questo posto maledetto. Già. Vabbè. Ammetto che non avevo compreso, forse è colpa mia, che fossero fratelli. Però, cavolo. Dai, meglio andarsene. Dirò a Fig la sala delle mappe. Lui e i custodi devono sapere che Ranrock ha il diario e conosce la posizione dell'ultimo deposito. Esatto. Lealtà di Lord Gok. Mica tanto.